a tutti, sono Carlotta del presidio Francesca Morvillo di Libera Genova e oggi vi parlo della presenza delle mafie in Liguria. Il reato di associazione di tipo mafioso viene istituito nel nostro ordinamento soltanto nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre, che va appunto a punire l'associazione di tipo mafioso. Che cosa si intende per associazione di tipo mafioso? Ce lo dice l'articolo 416 bis, che identifica una situazione a delinquere basata sulla forza di intimidazione del vincolo associativo, l'assoggettamento e l'omertà, con il fine di andare a compiere attività illecite, gestire appalti, condizionare il voto e così via. Storicamente le associazioni mafiose hanno origine nel sud Italia, ma ben presto si radicano e si spostano anche nel nord Italia. Questo avviene principalmente per quattro ragioni. Una di queste è per esempio il fenomeno migratorio degli anni 50, dove gruppi criminali, dove soggetti per esempio appartenenti a delle 'ndrine si spostano in nuovo territorio e vanno a ricostituire lo stesso gruppo criminale. Una seconda ragione è da ritrovare invece nella misura di prevenzione del soggiorno obbligato. Che cosa si intende? Il soggiorno obbligato è una misura di prevenzione istituita nel 65 che va a sostituire il cosiddetto confino e ha lo scopo di andare ad allentare quei legami che i soggetti hanno nel loro territorio di origine. E quindi questi soggetti vengono spostati in un cosiddetto territorio neutro. In realtà poi il risultato è stato esattamente l'opposto. Nel momento in cui questi soggetti vengono spostati in un nuovo territorio, vanno a ricostituire quei legami, quelle strutture che teoricamente il soggiorno obbligato avrebbe dovuto recidere del tutto. Una terza ragione alla base dello spostamento delle mafie nel nord Italia è dovuta anche all'espansione di nuovi mercati e quindi ingenti capitali illeciti provenienti per esempio dal commercio di droga o da altre attività vengono reinvestiti e riciclati in attività commerciali nel nord Italia. In questo caso la Liguria ha un ruolo strategico e in particolare i porti liguri e il porto di Genova hanno un ruolo strategico perché sono al centro per esempio del commercio di droga. L'ultima ragione storica da ritrovare appunto nella presenza delle mafie in Liguria è quella della fuga dalle faide e quindi i soggetti che si sono trovati in condizioni di pericolo hanno ritrovato nei territori del nord e in particolare nella Liguria un territorio dove sentirsi sicuro e quindi scappare dalle faide. Andiamo quindi a parlare di mafie delocalizzate, perché mafie che si trovano in un nuovo territorio. Questi tipi di mafie hanno delle caratteristiche particolari. Una per esempio è quella di protendere per il piccolo. Cosa si intende? Per esempio in Liguria ritroviamo la presenza di organizzazioni criminali in piccoli comuni perché si ha un maggiore controllo del territorio e in piccoli comuni bastano pochi voti o pochi pacchetti di voti per andare a influenzare maggiormente la politica locale. Infatti parliamo di piccoli comuni in Liguria quando parliamo di casi di processi avvenuti di processi per mafia nei comuni di Bordighera, di Ventimiglia o di Lavagna. Una seconda caratteristica comune alle mafie cosiddette delocalizzate è quella di preferire delle attività commerciali modeste, un modo per dare poco nell'occhio e mantenere un basso profilo. Tendenzialmente in territori del nord, in Liguria, non si hanno notizie di azioni eclatanti da parte delle organizzazioni mafiose, tuttavia però sono presenti casi di danneggiamento, di incendi, di minacce, di usura e così via. Un'ultima caratteristica delle mafie delocalizzate è quelle che protendono nei territori del nord a infiltrarsi in imprese in crisi e quindi a subentrare investendo e riciclando il denaro in queste imprese e a controllare il territorio andando ad influenzare la politica locale.
Andiamo a vedere quali sono i primi processi di mafia in Liguria. Il primo processo l'abbiamo nel 1983, quindi un anno, soltanto un anno dopo la legge Rognoni-La Torre, ed è un processo che riguarda Teardo, un ex presidente della regione Liguria. In questo caso però l'accusa di mafia non resse, e nelle motivazioni della sentenza si parla soltanto di arroganza del potere. Negli anni 90 inizieranno i primi processi e le prime indagini per mafia. Uno dei primi processi è il processo Taurus, che riguarda un gruppo criminale di Taurianova. Anche in questo caso il gruppo viene condannato, ma per associazione a delinquere semplice e non mafiosa, e quindi anche in questo caso l'accusa per mafia non regge. Le indagini che verranno in seguito, per esempio il processo Il colpo della strega o le indagini Maglio 1, che riguardavano le infiltrazioni dell''ndrangheta nel Ponente Ligure, non porteranno a dei risultati, ma saranno poi la base fondamentale per processi futuri. Per quanto riguarda invece la presenza di Cosa Nostra, la Cassazione già negli anni 80 aveva certificato la presenza di Cosa Nostra a Genova attraverso la condanna di Salvatore Fiandaca. Negli anni 90 poi ci saranno ulteriori condanne per il clan Fiandaca Emanuello. Nei prossimi video vi racconteremo meglio quali sono i processi che negli ultimi anni hanno coinvolto il nostro territorio. Sono tre i principali processi: il processo Maglio 3, che riguarda Genova, il processo La Svolta, che riguarda Bordighera e Ventimiglia, e il processo I Conti di Lavagna, che riguarda appunto il comune del Tiguglio. Per approfondire quello di cui ho parlato in questo video e quello di cui parleremo nei prossimi, vi consiglio di andare a cercare il sito mafiainliguria.it, un osservatorio ligure dedicato alla memoria di Boris Giuliano. Con questo invito vi saluto e ci vediamo nei prossimi video.